Signori, benvenuti in una nuova serie. Stiamo per iniziare insieme. Il gioco in questione, come potete vedere, è Ghost Recon Breakpoint. Un gioco di merda, no? È un bel gioco, però che secondo me si può godere l'esperienza al massimo se si gioca insieme a un compagno. Ed è proprio qui che entra in gioco il mio molesto, che ci raggiungerà durante la partita. Io a questo gioco ci ho già giocato, ma un po'. Non l'ho mai finito, infatti, e sono ancora indeciso se giocarlo da MK o da pad. Penso di giocarlo MK. Vedi, avevo fatto diversi tipi di personaggi, ma adesso andremo a fare le cose insieme e piano piano. Creiamo un porco. Vabbè, questa è l'esperienza. Vabbè, qua in breve ti spiega una roba molto semplice. Praticamente su questo Ghost Recon avete la possibilità di giocare con l'esperienza regolare, che quindi trovate del bottino forte, no? Armi uniche, armi rare, quindi le armi sono in base ai livelli e sta roba qua, oppure giocarlo normale, dove onestamente non c'è nessun livello attrezzatura, nessuna rarità, quindi se vi piace una pistola e volete completare il gioco con quella pistola, potete benissimamente farlo. Siccome questa cosa, diciamo, limita poi quello che è il piacere di lottare, quindi io metterò esperienza regolare, perché sennò non ha senso lottare più di tanto, perché tanto se hai già le tue armi che vuoi non ha senso aprire casse, no? Capito? Quindi secondo me si leva un fattore importante che poi diventa solo una questione estetica. Difficoltà dei nemici. Siccome voglio una sfida abbastanza alta, quindi vorrei mettere avanzata, non estrema perché è un po' esagerata, però avanzata. I nemici non sono dei coglioni e quindi se vi vedono, insomma, subito si allarmano abbastanza velocemente. La difficoltà tattica mettiamo su veterano, perché dopo la difficoltà veterano poi non potete più avere due armi principali. Ci sono tanti gli infortuni, molto così, insomma. L'interfaccia mettiamola completa, in modo che possiamo vedere minimappa, cazzi e mazzi. E qua lasciamo originale i bivacchi, i negozi e quant'altro. Iniziamo. Tra l'altro ha pure una bella storia, se non sbaglio, Breakpoint. Cioè, comunque, il doppiaggio mi piace. Benvenuti ad Auroa, l'incubatrice del mondo 2.0. Mi chiamo Jace Skellig. Cioè, questo sembra Pagan Min di Far Cry 4, ti giuro. Siete stati invitati qui per innovare, inventare e creare. Ma vi chiediamo anche di fare la cosa più importante che potrete mai fare con le vostre vite. Qui, lontani... Aspettate un attimo. ...per condurre il pianeta nel futuro. Un'economia completamente sostenibile. Ho aumentato un po' il volume, ragazzi. Fiorente. Sicurezza nelle case e per le famiglie. E una comunità in cui si onora l'innovazione. Quindi no. Che verranno dopo potrebbero dimenticarsi di noi, ma la loro prosperità sarà tutta merito del nostro lavoro. Siamo su Auroa, che si sta evolvendo con queste tutte queste nuove macchinari e innovazioni per rendere Auroa, insomma, un arcipelago futuristico, no? È misteriosamente affondata vicina. Ecco, qua succede che la USSC è misteriosamente affondata. Quindi una nave affonda nell'arcipelago di Auroa, sede della Skelltech, quindi chi fabbrica tutti questi robot e quant'altro. Quindi noi siamo degli inviati qua. Siamo stati inviati qua, noi siamo la squadra speciale Ghost, per capire perché questa nave è affondata, che cazzo fa affondare la nave e quant'altro. Quindi questo è quello che accade, diciamo, in breve. E qua possiamo creare il nostro personaggio. Di solito in questa parte si ci perdono dai 3 ai 7 anni. Però qua la personalizzazione è molto limitata, quindi non vi taglio niente, lo faremo insieme. Allora, intanto qua possiamo scegliere il sesso, facciamo maschio. Possiamo scegliere una faccia abbastanza tattica, tattica toca. Vediamo quale delle tante. Questa qui, diciamo, non è male. Però non mi convince nemmeno tanto. Io metterei questa qui, Arman. Colore occhi. Facciamo gli occhi di questo azzurrino tattico. E i capelli sono molto importanti. A me di solito i personaggi piace molto farli con uno stile che si potrebbe avvicinare al mio, anche se non attualmente, perché attualmente c'hai la tigna e quindi è un po' un bordello. Beh, allora, vabbè, non è che ci siano tanti capelli. Come vedete, la personalizzazione un po' lascia il tempo che trova.
Ma io direi di mettere questo qua, pure questo qui, al super soldato tattico. E poi ci mettiamo il barbone tipico di quelli che piacciono a me. Così, alla fine il colore di tutto lo facciamo sul bianco, perché a me piacciono, insomma. Mettiamo una bella cicatrice, se possibilmente quello che taglia il mezzo occhio, che a me piace un sacco, di so, eccola qua. E niente, completato. Inizia con questo aspetto, poi più avanti c'è più personalizzazione, poi vi faccio vedere anche perché. Guarda, guarda che figo il nostro personaggio. E qua l'abbiamo presa in culo. Male, aggiungerei. Male. Tanto male. Ma noi sopravviviamo all'impatto. Bello, il doppiaggio del personaggio è fatto tra l'altro anche bene qua. Artemio! Comunque siamo stati abbattuti da qualcosa, tipo dei droni. Fatto veramente bene il doppiaggio, però a me piace. Molti magari non lo trovano questo doppiaggio chissà cosa, a me piace un sacco. Mi chiamo con tutto sto sangue così, sembriamo God of War praticamente, siamo diventati. È molto figo il personaggio così, però tatticamente tattico. Troviamo la pistola dal nostro Artemio deceduto durante l'incidente con in elicottero. Ok, e qua comincia la nostra avventura, Ghost Recon Breakpoint. Break, proprio con il vomito incluso, ve l'ho detto. Io qui aumenterei leggermente un po' il volume perché sembra abbastanza basso. Speriamo che invece non ho fatto la minchiata di aumentarlo troppo. Come vedete siamo messi male, io proverei a giocarlo da pad, quindi con LB mi rimuovo gli infortuni, come vedete il personaggio si benda, e a questa difficoltà che ho scelto di giocare, comunque con Molesto ci uniremo quando si finisce quello che è il prologo, che è questo. Poi da lì possiamo unirci ad altri giocatori, quindi facciamo l'avventura insieme al nostro Molestio. Perfetto, e qua siamo pronti per partire. Ci dirigiamo verso il ping, 340 metri. Guardate qua, queste casette potremmo decidere di esplorarle. Da pad è molto più, da un certo punto di vista, godibile, perché da mouse e tastiera un po' i tasti un po' a caso. C'è del rumore incredibile. Mamma mia, l'ambiente è proprio figo, eh. Qua c'è una capanna nel nulla. È molto importante esplorare le varie zone perché si può lottare. Soprattutto a queste difficoltà conviene. Non mi ricordo come si apriva la ruota. Ah, RB, ecco, me lo dice. Vedi, questa è la ruota. Il proiettile infinito è un po' tipo l'esca, no? Lanciate questa cosa e attirate i nemici. Il kit medico serve per riparare gli infortuni. Questo per semplicemente ricaricarvi l'energia. Comunque, andiamo verso l'elicottero abbattuto, perché non hanno abbattuto solo il nostro, evidentemente. Hanno abbattuto anche quelli della nostra squadra, no? Quindi anche altri elicotteri. Non eravamo solo noi. Ma c'è gente lì. Oh, 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 oh. Hanno tirato due granate a caso. Mi stanno sgamando. Libero! Ma c'era qualcuno? Se c'era, ora non c'è più. Sono due persone qua. Madonna, me lo sono tirato qua. Un attimo, ho sentito qualcosa. Farei meglio a dare un'occhiata. Ma che cazzo è questo?
Mamma mia, ma fa cagare però da padre, perché cioè, la visuale è così lenta, raga. Io facevo i flick da MK, ma fatemi fare una roba, ma che da MK se ti ci abitui è molto meglio per quanto riguarda la mobilità. L'unica cosa è che io mi devo poi invertire, perché vi spiego, io premendo la rotellina passo a questa mira, no? Però allo stesso tempo sposto la visuale così, da destra a sinistra, cambio la spalla della visuale, ok? E quindi sta cosa durante la prima persona mi sminchia, perché allo stesso tempo mi sposto, dato che premo lo stesso tasto. Questo qui poi lo cambio. E qua c'è il loot. Cassettina, cassettella, apriti tutte. Vediamo cosa troviamo. Il loot mi pare che è completamente random. Oh, abbiamo trovato un fucile d'assalto 416. Vedi, questo qui è il nostro inventario. Possiamo sia personalizzare il nostro equipaggiamento, che ha livello, rarità e appunto pure dei perk aggiuntivi, magari resistenza alle esplosioni, di piccoli bonus, sia le nostre armi. Equipaggiamo quest'arma qua. Facciamo così, abbiamo un assalto. Le armi ovviamente sono tutte personalizzabili, trovando gli accessori, c'è la verniciatura. Possiamo verniciare la tattica, tipo questa qui la facciamo bella mimetica, in modo che siamo furtivi. Abbiamo pure qua la personalizzazione del nostro personaggio in tempo reale. Possiamo anche diventare femmina da un momento all'altro, cioè così. Poi abbiamo la pittura facciale, che non starebbe manco male farci una cosa del genere, però a me non piacciono tanto, mi metto soltanto dei tatuaggi. Oh, ma questo è simile al mio, cazzo. Metto dei tatuaggi tattici. Qua possiamo decidere se... Che qua, attenzione, allora se noi lasciamo la nessuno, no, no nessuno, se noi mettiamo l'equipaggiamento questo qui, ci equipaggerà quello che abbiamo attualmente, quindi se noi cambiamo questo, esteticamente lo vedremo cambiare. Se eventualmente noi esteticamente fa cagare ma conviene a livello di statistiche, possiamo volendo personalizzarlo tipo così, tipo io in questo momento ho questo, ma se mi piace esteticamente questo, lo metto e ciao. Capito? Quindi io visivamente vedo questo, ma ho equipaggiato questo. Tutto qua. Guarda qua quanto siamo fighi. Quindi andiamo. Guarda. Qua nell'elicottero. Attenzione. I soldati sono andati tutti a puttane. Giacomo, alzati, Giacomo. Ah, mi sa che è morto. Non è giusto. Dobbiamo cercare di capire perché. Operazione storia, conquista. Continua la storia. Beh, non ci resta. Intanto prendiamo la primaria, guarda che bello. Beh, possiamo pure swappare velocemente con i numeri, se non sbaglio, le armi. Con 3 abbiamo la pistola, 1 e 2. Se ci viene più semplice, oppure anche cambiare la rotellina, ma io preferisco sempre la rotellina. Non ci resta che avanzare in questo luogo di merda. Guarda qua. Siamo tipo su un capannone distrutto, tipo un hangar, comunque sembra una pista d'atterraggio dove siamo. È un vecchio aeroporto. Davanti a noi c'è gente. Vedete, quando c'è un'area rossa sulla minimappa c'è gente. Fin quando non li pinghiamo non vediamo il singolo puntino rosso, ma un'area dove più rossa è, più possiamo presupporre che ci sia gente. Oh, l'elmetto tattico. Usiamolo direttamente. Guardate come c'è l'equipaggiato tattico. Abbiamo pure la maschera. Ah, ecco, sono davanti a noi. 1 e 2, ok, abbiamo solo 2 nemici normalissimi. Possiamo decidere se rimuovere il silenziatore eventualmente dall'arma, robe così. Come vedete da MK abbiamo un controllo della mira molto più efficace. Devo solo cambiare io un po' di tasti, perché con CTRL mi abbasso, mentre con C mi sdraio. E devo invertire questa roba. Stanno parlando che nessuno può essere sopravvissuto, quindi non ha senso controllare. Ma noi siamo qua. Abbiamo trovato una corazza più forte, la equipaggiamo. Ok, vedi che sbaglio sempre che mi sdraio. No, non c'è nessuno. Mamma mia, raga. Qua abbiamo dei livelli fantascientifici di potenza. Abbiamo trovato gli skill credit, che sono i nostri soldi. Siamo saliti a livello 4. Ovviamente il nostro personaggio è dotato anche di albero abilità.
quindi possiamo poi potenziarci. Vediamo, abbiamo trovato pure qualcosa. Oh, un elmetto che è più forte in effetti, quindi lo equipaggiamo. Guardalo lì, il nostro soldato, sempre più forte. Poi, siccome si possono anche creare dei progetti, deve essere sopravvissuto. Spero di sì, Nomad. Speriamo. Siringhe, siamo full. Vediamo cosa accade. Ah, qualcuno della nostra squadra è sopravvissuto. Ci siete, passo. Qui Weaver, ci siete, passo. Niente. Un cazzo. Oh. Ah, corpo. Ah, due, tre, ah. Questa sembra una squadra d'elite. Squadra d'elite, eh? Walker. Scusa, Wither. Porca puttana. Ma lo conosceva. Lo conosceva il soldato della nostra squadra. Walker. Che cazzo stai facendo? E anche il nostro personaggio. Evidentemente erano... si conoscevano. Bisogna vedere perché. Nemici di alto livello. Ecco, quel tipo di nemico lì è molto più forte rispetto a noi. Quindi sono molto più corazzati. Vero che il gioco uccide un nemico con un colpo alla testa. Non è che il nemico non muore perché è a livello più alto. Però è vero anche che hanno corazze più spesse. E fanno molto più male. Attenzione. C'è una piccola pattuglia davanti a noi. Non valgono un cazzo, non capisco perché sono tutti preoccupati. Speriamo di farli fuori fino all'ultimo. Inculati. Sto l'ha visto. Ma grazie alla mia mira, niente può scappare. C'è pure la stamina, vedi, a difficoltà più facile non è infinita. Fucile di precisione. E lo equipaggiamo. Kit, ma siamo full. Ok, dobbiamo andare qua, controlliamo. Mayday, Mayday. Qui Capo Ghost. Qualcuno mi riceve? Forte e chiaro, Capo Ghost. Chi parla? Un'amica, un ghost mi ha dato questa radio. E questo ghost è vivo? Capo Ghost, puoi seguire il bianconiglio? O scappare con la regina rossa. Dammi un aggiornamento. Può aspettare. Il tuo uomo sta ricevendo le cure necessarie. Segui la pista dietro le antiche rovine. La destinazione è nelle montagne tra due cascate. Ricevuto. Capo Ghost, chiudo. Attenzione, quindi qualcuno è sopravvissuto, ma stanno anche dando delle cure. Altre pattuglie. Vediamo se eliminiamo quello dietro. Diciamo che se ne sono accorti. Vabbè, però era troppo tardi, non hanno potuto fare nulla. Ho trovato una pistola, una Desert Eagle. Minchia, questa la prendo subito. Anche se mi pare che non può essere silenziata questa, vediamo. Infatti non posso mettere il silenziatore su questa. Vabbè, tanto abbiamo le altre armi. Diamo la moto, ma è scoppia. Aspetta, lascio la moto qua. Provo a girare da questo lato. Apriamo sta cassa, questa contiene in teoria solo dei soldi. Eccolo qua, 500. Prendiamoci questo veicolo che sembra messo meglio. Bene, non ci resta che raggiungere la nostra destination. Questi sono i punti interrogativi, sono aree non scoperte, ovviamente, beh, facilmente intuibile come roba. Però in ogni area non scoperta si nasconde sempre un bottino, qualcosa. Madonna. Ecco, tipo qua c'è una grotta. Oh, delle informazioni. Ecco, queste informazioni... Madonna! Queste informazioni possono indicare... Ecco, obiettivo bivacco. Ci aggiorna un punto sulla mappa in breve, va? Possiamo aggiornarci anche progetti, armi, accessori, roba così. Qua è pieno di zone, la mappa è enorme, quindi... Per adesso andiamo verso il ping. Madonna! Ah, vai a cagare! Attenzione, una guida... fantascientifica la mia.
Ed eccoci a destinazione, tra le due cascate o la montagna. In teoria siamo qua. Qua c'è pure un elicottero. Vabbè, si vede che è un campo base di qualcuno. Attraverso il passaggio, è una tenda. Attenzione. Non ti muovere. Chi sei? Ho un invito. Voi chi siete? Di nuovo. Puoi sempre girarti e riscendere la montagna. Siamo tutti un po' tesi, ok? Ah, giusto appena. Quell'arma. Non si spara a Erwan. Questa mi guarda malissimo. La caverna, la chiamiamo così. Entra. E siamo qua. Io direi che per questo primo episodio noi ci salutiamo, sono dentro il buon uomo, il nostro Irish Miller. Avresti mai detto all'inizio quando è arrivato Skell? No. Dal prossimo episodio continuiamo con il nostro fratuzzo molesto, dove andiamo a conquistare anche le madri dei nemici. Ciao ragazzuoli, alla prossima. Mamma mia, come cazzo, che posa assume il personaggio. Vabbè, alla prossima, bene.